Continuano gli studi del CETEMS dell'Ateneo Aquilano sul clima. Ottobre 2024, ad esempio, viene fuori dai report che vengono pubblicati mensilmente, è stato più caldo di 2 gradi rispetto alla media di riferimento climatologico 1991-2020 e con precipitazioni più scarse del meno 24% rispetto alla climatologia. L'Abruzzo si è trovato sulla linea di passaggio tra la siccità del sud Italia e le forti precipitazioni del nord e ne è scaturito il 5 ottobre più caldo della serie storica, lontano però dal record del 2023 con più 4,3 gradi di anomalia, ma non estremamente secco. Particolarmente alte sono state le temperature minime, più di quelle massime, a suggerire una presenza più consistente del solito della copertura nuvolosa. L'eccezione nel mondo è stata rappresentata da Francia e Alpi, con temperature inferiori alla media. Le precipitazioni sono state abbondanti sull'Europa occidentale e Scandinavia, più scarse altrove. La forte anomalia umida sul nord Italia è quella associata anche all'alluvione di Bologna del 20 ottobre, mentre quella sulla Spagna, la tragedia di Valencia, con l'alluvione iniziata il 31 ottobre, a fare il punto a Gabriele Curci del CETEMS. Ho stilato il bollettino dell'analisi meteoclimatica della regione Abruzzo per quindi il mese di ottobre 2024 e abbiamo valutato che le anomalie termiche sono state superiori di circa 2 gradi rispetto alla media climatologica dal 91 al 2020, mentre le precipitazioni sono state più scarse di circa il 24%. Questo va a inserirsi in un quadro che generalmente negli ultimi anni presenta sempre anomalie termiche maggiori di quello che è la climatologia e precipitazioni che invece non presentano un segno molto chiaro perché si alternano mesi piovosi a mesi invece più secchi. Siamo lontani comunque, per esempio quest'anno, dal record dello scorso anno in cui l'anomalia termica è stata di più 4,3 gradi rispetto alla media, mentre appunto quest'anno soltanto tra virgolette più 2 gradi. Vedremo nei mesi prossimi come andrà.